Sì, è un'edizione significativa, si deve ancora purtroppo andare col ricordo a Ettore Scola, che non c'è più, ma che continua a essere una parte di questo festival. È un'edizione che ruota intorno alla sua figura, è un'edizione che per esempio sta introducendo anche dei premi verso il cinema italiano che prima non c'erano, quindi un'attenzione in più verso il cinema italiano, che ne ha sempre bisogno. La conferma di Felice Laudadio per i prossimi anni, ce la vuole commentare? È un progetto a cui io personalmente ho lavorato da subito. È molto importante stabilizzare queste iniziative che la Puglia ha sull'audiovisivo e farle diventare di lunga durata. La Film Commission sta lavorando su questo, sta lavorando su una progettazione che è almeno quinquennale. In questa ottica, aver avuto l'appoggio del Presidente, che ha riconosciuto nel sistema dei festival che ci sono in Puglia, che sono tre, sono il Bifest, il Festival di Lecce e il Festival del Cinema del Reale a Specchia, è per noi importantissimo, è una costola importante di quello che noi facciamo.